capitano, capitano mio capitano, c'è Matteo Piano, fa anche rima, bravo Matteo, perché oggi è stata una partita molto particolare, la sentivate tantissimo, tu però nel finale hai fatto delle belle cose che hanno dato una grande mano alla tua squadra, che alla fine ha sofferto perché Verona ha giocato una bella partita fino in certi momenti, ma poi alla fine avete trovato il quarto di finale. Questo era uno degli vostri obiettivi, dai. Sì, era il nostro obiettivo, era una finale per noi oggi. E siamo stati tignosi perché abbiamo iniziato i due set male e siamo stati molto bravi a crederci e a rifocalizzarci su palla dopo palla, perché purtroppo non dovrebbe capitare, ma capita. E è stato bello come li abbiamo ripresi, come ci siamo ritrovati tecnicamente e come squadra. Bravi, perché insomma Verona, l'abbiamo detto, è rimasta in alcune situazioni anche con un bei vantaggio su di voi, ma insomma voi siete stati bravi mentalmente a riprendere la partita e a sfruttare ogni situazione, no? Questo anche per un proseguo di questo cammino, visto che avrete Perugia, insomma sarà importante, eh? E poi parleremo di Perugia, aspetta. Va bene, no, è stato molto importante, sicuramente ci hanno allenato queste tre partite contro una gran squadra come è stata Verona, è stato bello concluderle in casa nostra con questa vittoria per prepararci poi ai quarti, che iniziano subito perché non sì, c'è tempo. Tempi non ci sono, perché voi oltre ai quarti avete anche, qui vi devo fare i complimenti, una finale con lo Zirat Ankara, insomma con una squadra turca, il 17 e il 24, complimenti, perché la storica Grazie. Finale per la formazione dell'Allianz Milano, ma quella è un'altra storia, insomma poi ne parleremo. Io lascio la parola ad Andrea Lucchetta, perché insomma questo ragazzo da capitano si trova ai quarti. Queste sono le migliori otto squadre del nostro campionato. Ma sai, l'elemento coagulante all'interno di un sistema che ha dato la possibilità a Piazza di giocare tatticamente due set diversi. Nel primo set ha creduto nel telaio, ha fatto solamente un cambio con te, nel secondo invece ha dato respiro ovviamente a Tino Arnaut, è entrato Basic, è entrato soprattutto Steven Marr, ma penso che al di là di tutto la squadra si è stretta attorno a Pesaresi. A me è piaciuto molto l'atteggiamento di Pesaresi in campo, Io credo che Pesa sia stata la nostra arma in queste tre partite, perché è riuscito a giocare tre partite veramente di livello. In un livello altissimo. Io gliel'ho detto anche le altre due, e bisogna fargli complimenti perché è stato presente, è stato solido, e quando c'è magari il mare, no, con un po' delle onde, certo, avere un punto che sta lì e galleggia, no, che è solido e sa galleggiare, trattenersi tutti vicino, era importante, ed è stato lui, ed è stato bravo. E quando hai Marr in posto 4, che comunque rende molto bene, e anche Jean Patry, che è stato sempre preciso, e ogni volta che è stato imboccato da Sbertolino, che ha messo sempre la buona zampata vincente. Sì, oggi abbiamo visto delle belle cose, come hai detto te, adesso stiamo vedendo altre. No, guarda, io dico alla nostra regia, se adesso, ci inquadrano questo momento, lo lasciamo andare, il capitano deve andare stanno lì. Stanno festeggiando, vabbè, lo mandiamo via, Matteo, grazie, dai, grazie, vai a festeggiare. È la curva biancorossa che ha fatto dalla no, vai Matteo, grazie, corri. Grazie, ciao a tutti. Siamo riusciti a prendere, guardate questa immagine, vediamo Fabio Crisafi, stanno tutti festeggiando, vai Matteo, perché eccoli qua. L'MLM.